cittadini sarnesi in rivolta contro l'abbattimento del vecchio mulino Fraenna. Situato nella zona di Lavorate, il mulino sta per essere abbattuto. Esso è stato rilevato da un privato e al suo posto, forse, ci andrà una costruzione moderna che spazzerà via per sempre una traccia importante della storia della città. I residenti di Lavorate, ma la cittadina tutta, si sta opponendo affinché il vecchio mulino non venga buttato giù dalle ruspe, ed entrambi lo fanno anche e soprattutto attraverso Facebook. Un vero e proprio movimento sul social network sta scatenando l'indignazione dei sarnesi, che criticano gli stessi concittadini, affermando che essi non sanno apprezzare le proprie ricchezze. Il mulino ha circa 150 anni ed è uno dei pochi che, fino a qualche tempo fa, aveva ancora al suo interno la ruota che serviva a macinare il grano ed i meccanismi ad acqua che lo attivavano. Abitato da una famiglia sarnese, essi tramandavano il tesoro di generazione in generazione. Ora è nelle mani di un altro privato che lo ha rilevato. Il bene ha un alto valore storico, come è stato testimoniato dalla soprintendenza, ma i dubbi sono ancora tanti. Non si sa ancora cosa accadrà, ma nella piccola Lavorate tutti stanno lottando per il vecchio mulino, finora abbandonato a se stesso e dimenticato. Situato su una strada di passaggio, l'imponente costruzione ora si erge come un vecchio simbolo della città, la cui sorte, per ora, resta incerta. Non si sa infatti cosa accadrà. L'unica certezza è che il mulino Fraina è a Lavorate da 150 anni e più. Non resta per ora che attendere futuri sviluppi.